Lui mi ha ricordato che quando ho sposato il padre stavano entrambi i figli e non lui, insomma, mi hanno preso il sindaco a calci perché erano già vivaci. Quindi lei ha sposato Purgatorio. Sì, qui in Campidoglio, nella seconda nozze. Allora, che volete che vi dica, ragazzi? Andrea era inesauribile di idee, creatività e a partire dalle battaglie civili che abbiamo fatto insieme da ragazzi, fino alle attività le più recenti, quelle con la SIAE a difesa degli autori e della creatività italiana, non era quindi solo un amico, persona che ho avuto la gioia di sposare qui in Campidoglio da sindaco, ma era una persona in battaglia quotidiana per la verità e per la libertà. Era capace di interpretare anche lo psichiatra, come in un film recente Era ora, faceva con aria molto seria il medico, e quindi aveva una versatilità umana, civile, politica, ma soprattutto da giornalista d'inchiesta, che ci mancherà, perché questa sua vitalità avrebbe potuto continuare per tanti anni, è morto troppo giovane. Grazie. Grazie. Grazie infinite a voi.